Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati qui con un nuovo cast, io sono il Black Force, oggi vi porto un TVT giocato da me medesimo, me in persona, il Black Force su StarCraft ovviamente. Dico StarCraft perché vi volevo portare una partita di Heroes, dato che comunque ho caricato abbastanza StarCraft, tipo 2-3 episodi senza Heroes, e solo che stamattina, oggi pomeriggio, la mattina è dedicata al sonno, fino a per poco ancora. Dicevo, mi sono lasciato trasportare dalla partita di Heroes e veramente le ho prosciugate proprio. Non è neanche fatto tempo a premere il bottone rec che ho fatto 3-4 partite. Così, prima di andare a dormire, che domani mattina comunque mi devo alzare, ho fatto questa partita su StarCraft, su TVT, vi volevo portare una partita, volevo portare live. Solo che avevo Sono visto un necessari pochettino di altri lag. depositi. E siccome era la prima partita e avevo bisogno comunque di giocare un po', perché lag, non hai fatto la partita di riscaldamento eccetera, ti devastano, avevo deciso di portarvi il cast, anche perché ci sono dei punti da analizzare di questo replay. Replay giocato contro Fohal. Partita giocata contro Fohal. Vediamo un po' la sua apertura. Lui apre Rax Gas. Io vado a fare la caserma 12 e la raffineria 13. E più o meno credo che sia stata anche la sua build, dato che guardate qui siamo praticamente a specchio. Anche se prima le prime partite ragazzi sono devastanti. Dalla giornata mi sono mangiato un SCV, no un SCV, della raccolta di minerali, perché invece di mandare il non SCV ho mandato l'8 SCV a fare il deposito, quindi quell'ottavo SCV ha fatto, credo ha saltato due round di raccolta, che non è mai una cosa piacevole. Qui avevo mandato un SCV per riscaldargli la base e l'altro per inseguirgli l'SCV. È una cosa che io consiglio di fare con le sonde. Gli SCV non sono così tanto pericolosi come le sonde, però ce l'ho d'abitudine, quindi l'ho fatto. Vedo uscire il Marine, non continuo con l'SCV, anche se ricordo che l'SCV riesce a schivarlo il Marine. Tipo vi fate giro, ascoltate tutto e poi dopo qui dovete giocarvela sulle traiettorie. Però non essendo un pro decido di scappare, vedo il Marine e quindi avevo deciso di fare il Reaper e poi espandermi. Invece, come possiamo vedere, andrò a fare un altro Reaper. Quindi voglio giocarmela contro quei Marine, coi miei Reaper. Qui leggero supply perché devo fare deposito e base, e se decido di cambiare in corsa devo necessariamente farlo. Due Marine, quindi scappo col mio Reaper. Due Marine, vi do qualche indicazione anche sullo scout. Due Marine cosa vuol dire? Allora, due Marine difficilmente vuol dire Helion. Due Marine difficilmente vuol dire Helion, però potrebbe dirlo. Due Marine può essere espansione. E quindi sono questi due i binari che devo chiarirmi. Due Marine però non mi fanno paura al Reaper, anche perché io so che sta arrivando un altro Reaper. Devo stare attento a non perdere i Reaper. Intanto io mi sto espandendo, quindi mal che vada sono veramente leggermente indietro con questa espansione rispetto a lui. E siccome ho visto Marine e lui deve fare o tanti Marine o Helion per counterarmi il Reaper, io ho deciso di fare il reattore e la fabbrica per andare Marine Drop oppure cambi Helion eccetera. Qui gli killo il Marine, salgo in prima base e vedo uscire due Marine. Gioco benissimo, qui erano da salvare entrambi e scappare, però vedo la fabbrica con il modulo tecnologico e forse è stata quella fabbrica a farmi perdere il Reaper, perché avevo preso paurissima. Cosa vuol dire questa cosa? Vuol dire che qui ci potrebbe essere uno spazioporto. Qui ci potrebbe essere uno spazioporto e quindi va a fare le Banshee. Però se uno fa Banshee può anche tenere il reattore, sì. Se uno fa Banshee può anche tenere il reattore. Quindi potrebbe far Banshee o potrebbe fare quel bruttissimo drop di Medivac, Marine Tank, che va tanto di moda, che mi sta veramente sul cazzo. Quindi in base a cosa faccio? Ho questa espansione, lui so che ho ancora una base, quindi so che sono in vantaggio di macro. Faccio tank anch'io, faccio marine anch'io e faccio Banshee. Faccio Banshee. Perché faccio Banshee? Perché io avrò sicuramente
o un pari o un minor numero di tank, se lui sta facendo tank. Vedo uscire il tank grazie a questa scan attorno ai 6 minuti e 30. E vedo che qui invece sta producendo 100 Tesla, quindi o Medivac o Viking. Siccome il meta adesso è molto con le Medivac, io pensavo Medivac, infatti vado a fare Engineering Bay per farmi torrette, per pararmi dei drop, 2-3 torrette, e qui vado a fare Banshee per pararmi il culo dai tank. Invece lui fa Viking. Contro Viking cosa consiglio? Consiglio tank, consiglio marine e forse consiglio, forse Viking è la scelta migliore, però anche Banshee, la Banshee vi permette di resistere molto, cosa che forse il Viking non può fare, perché lui arriva che ha sicuramente più Viking di voi e vi può prendere in contropiede. In più io non ho idea perché i miei marini si muovono sempre, il mio tasto hold non funziona e fanno sempre quel cazzo che gli pare. Vedo arrivare Viking, vedo arrivare il suo attacco, non posso pararlo, quindi scappo indietro, tiro sulla base, questa base, e qui prendo gli SCV e me li porto, quelli della seconda in prima. Ho 24 SCV su 24, lui ne ha 22 su 24. Lui deve expare mentre pusha, infatti c'è il minerale per expare. Non expa, andiamo a vedere l'attacco, piazza i tank, vuol venire su con il marine e i viking, il tank arriva qua. Andiamo avanti. Questo è importante perché dato che io non ho alcun tipo di viking, né come vedrete poi avrò intenzione di fare viking, perché continuo a fare Banshee? Perché lui è monobase, quindi ha poche scan. Al massimo mi riesce a uccidere una Banshee, però gli pulisco tutti i tank di sto mondo. I tank mi servono perché i marine devono avanzare il meno possibile, i marine servono perché sono marine, appunto. Questa Commando Orbitale vi può essere molto utile per dar visione al tank e quindi per non fargli prendere un'ottima posizione. Quando esce la Banshee, se siete bravi a utilizzare la Banshee, invece dell'Orbital Commando potete utilizzare la Banshee. Però non andate a fare tantissimi altri SCV. Questo mi può essere utile per fare muli e scan. Non è male. I miei marini si muovono perché desidero la morte. Questa caserma è probabilmente da alzare e portare qui, perché perdere la caserma non è mai una bella cosa. Se non altro vi fa perdere tempo. Il clock non era ancora finito. Questa Banshee la dovete riparare assolutamente. Muli, non ve ne frega niente di perderle, l'importante è tenere le unità riparate, perché in questo momento tutte le unità contano. Lui persevera col push senza expare. Lui avrebbe dovuto expare, la base ci avrebbe messo quel tempo per essere costruita e avrebbe potuto prendere un vantaggio. Qui non riesco a riparare la base e la perdo, brutto colpo. Anche perché è importante salvare quella base. Se lui è giù la base, io mettete che riesco a salvarmi da sto push. Poi, siccome qui sono andato avanti a produrre SCV, riuscirò a splittare i miei SCV in 16 e 16 e ridurrò di molto il suo vantaggio. Qui lui il suo errore è, non guardate questo reattore caduce perché ero in preda ai click, e il suo errore è non expare e concentrarsi troppo sul push. Ora, lui ha questi due Viking brutti e il tank arriva qui, però qui avevo le scan, qui ho una scan, lui come messa scan ne ha due, e tiene due scan per probabilmente queste Banshee. Prova a venire avanti sui miei tank piazzati con i marine, non un'ottima scelta, a questo punto non ci sono i marine a rompermi i coglioni. Posso fare qualcosa con queste Banshee. E quel qualcosa con queste Banshee è sicuramente tirare giù questo. Finite le due Banshee, vado a fare Viking adesso, perché due Banshee sono più che sufficienti, le ritengo. Qui lui spreca una scan, ne ha un'altra, però fuori le Banshee prende paura e va indietro. Va indietro senza fare la base. Cioè lui avrebbe dovuto avere la base completa, invece butta giù ora seconda. Qui vado di Marine Tank Medivac Viking, solito mio matchup. E qui vado a fare seconda, quindi più o meno abbiamo buttato giù la seconda allo stesso momento. Se noi stoppiamo, possiamo vedere che le entrate dove sono? Ecco, le entrate sta raccogliendo più di me in fatto di minerale, perché probabilmente ha i muli giù. Ok, a livello di spese
sono messo meglio, soprattutto a livello di tecnologia. Io sto per ricercare lo Steampack, sto ricercando il P1, ho le Banshee col clock. Lui ha molta armata. Unità 36 SCV contro 32 e poi il resto va bene. Sono sopra di SCV. Struttura ok. Produzione, rimaniamo su produzione, ok. Ora io butto giù seconda base e due caserme per arrivare a quel bel numero 3 di caserme che non fa mai male avere. Più una fabbrica che fa tank e una starport che fa... E uno starport che fa Medivac e Viking. Lui butta giù 3 caserme. Modulo tecnologico, modulo tecnologico, modulo tecnologico. Reattore. Questa è una scelta probabilmente da Marauder anche. Pochi Marine, tanti Marauder. Invece io rimango fermo sui Marine. Probabilmente voleva fare Marauder perché ha visto il numero di tank. Quindi ha detto vabbè, faccio Marauder. Qui io parto con le mie Banshee a dar danno. Vedo che qui non c'è la base. Qui sapevo che non c'era la base fino a questo momento. Vado in clock con le Banshee. E qui lui non ha la scan. Non ha la scan e non ha fatto torrette nonostante le due Engineering Bay giù. Errore sia dell'Engineering Bay che delle torrette. Questo era un platino, eh. E tante Viking, devo dire, tante Viking. Il mio clock finisce, devo andare indietro. Gli ho tolto forse qualche tank. Gli ho fatto perdere un po' di minaggio degli SCV che li ha portati qua giù. Ok, ci può stare. Tank piazzati. Tank piazzati. Difficile attaccare per entrambi. Andiamo a vedere un attimo le strutture. Due fabbriche per me, quattro caserme. Quattro caserme per lui. Una fabbrica e uno starport. Sono sopra di caserme, di strutture. E se andiamo a vedere i potenziamenti, io li sto ricercando, il P1 ce l'ho già, lui invece con due Engineering Bay non le sta sfruttando. Risorse basse per entrambi, lui è sopra di supply, ha quanti SCV ha? 33 e io ne ho 46. E quindi è tantissimo di produzione in più perché sono quei 13 SCV. Che se consideriamo di arrivare a 60 SCV più o meno, 13 SCV in meno sono tanti. 20 SCV in meno sono un terzo, quindi è più o meno un terzo in più. L'ho presso perché sapevo di essere in vantaggio di upgrade e l'ho anche ripreso qui supply. Ho una caserma in più, ricordo che sta producendo. C'ho due Banshee, quindi un pochettino più di tecnologia. Lui c'ha tanti Viking. Quindi io non posso andargli a rubare posizioni, anche se io sto andando a produrre una medio che un Viking ogni volta. Se volessi sfondare direttamente mi servono un altro starport per fare due medivac alla volta, due Viking, arrivato a 6 medivac, sparo fuori i Viking come se non ci fosse un domani. Queste Banshee fanno malissimo, qui lui non ha la scan, qui lui non ha la scan. Se un giocatore ha la scan ve la spara in faccia, ragazzi. Quando vedete che il giocatore avanza e non fa la scan, è proprio un grosso segnale quello, perché sapete che lui non ha la scan. Quindi se avete il clock sfruttatelo. Tirategli giù più tank possibili, qui ne ha due. Due tank comincia a essere pericoloso perché io ne ho quattro, di cui uno non è in siege, vabbè. E ho due medivac. Qui pulisco le naga, vabbè. Butto giù la mia seconda base, la mia terza base. Cosa che lui invece ancora non ne ha idea neanche di cosa sia una terza base. Qui c'ho già delle truppe, quindi ho altri due tank, sono sei in totale. Marine e siamo ancora pari di supply. Armeria Engineering Bay per continuare e qui puoi fare altre tre caserme, quindi saranno sette caserme, due fabbriche e uno starport. Devo dire che ci cominciamo a essere, magari potete aggiungere un altro starport, però siete a un buon numero di strutture. A quel punto dovete concentrarvi sul mantenere gli upgrade attivi, fare basi perché questa sta finendo, vedrete che poi quando questa base sarà completa dovrò trasferire tutti questi SCV. Andiamo a vedere le unità, 58 SCV, 38 SCV. Pecca grandissima. A livello di strutture invece, se andiamo a vedere le strutture, uno starport, due fabbriche e una, quattro caserme, quattro caserme. Andiamo avanti. Caserme, 3, quindi sono 7 caserme.
E qui ho queste tre medivac, voglio inventare qualcosa, carico e parto quando lui ha la scan attiva perché voleva ingaggiare probabilmente, credo. Ha molti marauder e quando questi marauder vanno all'upgrade per la difesa potrei ingaggiare rischiando qualcosina, però ha un buon numero di unità superiore al mio perché siamo più o meno pari, ma lui ha unità una ventina. 24 CCV in meno. Tanti. Più di un terzo. Droppo. Il drop in base. Qui la mia sfortuna è quella di droppare un tank. Però volevo mantenerli qua giù. Lui ne aveva 3. Quindi avrei potuto mantenere questi 3 qui. E magari invece di droppare un tank, dropparne uno per medievac. Oppure anche solo due. In totale non sarebbe stato male. Dato che quel tank va giù senza fare niente. Non è stato un gran drop questo, il mio supply è calato tantissimo. Vabbè, la mia idea era quella però di fare un drop qui per fargli muovere i tank. Se lui avesse mosso i tank avrebbe perso la partita. Già così ha rischiato, perché se io qui volevo forzare avrei potuto. Gli push, gli togli i tank, stendo i tank. Se lui non è veloce da qui a tornare giù, glieli brucio tutti facendo una scan qui. Ovvio che non dovete piazzare i tank qui, ma il suo tank arriva qui, quindi già quando siete in questa zona togliete i tank e li potete piazzare i vostri qui e a quel punto lui fa fatica, avanzate avanzate, avete sempre più tank, questa può essere una soluzione. E l'altra soluzione era avere lui non sposta, io il controllo, gli secco tutto, eccetera. Prova a sfondare a seguito di quel mio, lui che pensa, ha fatto quel drop, ha perso molte unità, prova a sfondare i suoi 6 tank, 7 tank quanti erano piazzati con il mio esercito. Muovendo anche i miei tank sotto di upgrade e vediamo cosa succede. I miei tank sparano, fanno un macello, i marine sono DPS aggiuntivo, due stimpaccati, gli ho dato una, poi ho aspettato quei 8 secondi per alcuni secondi, poi altra stimpaccata e ho retto 101 a 58. Qui posso avanzare pian piano con i tank, cominciare a dropparli cattivo perché soprattutto, beh, si era protetto bene, però qui il drop ci sta tutto, ragazzi. E a quel punto lo prendete una tenaglia, lo tranzate vivo, in più avete terza base. Che non so se lui sapeva. Non lo sapeva, però probabilmente se l'aspettava. E dovevo fare quarta base, qui era un'ottima occasione. Dato che vedete qui ci sono un sacco di SCV dovuti a questa. Bene. Ha dato ottimi spunti questo replay, e vi ricordo di mettere mi piace, commentare, iscrivervi al canale se vi piacciono i miei video, condividere in giro per aiutarmi a crescere. Io lo condividerò sul gruppo di StarCraft Italia, su Facebook probabilmente questo video, dato che dal precedente ho raccolto comunque utenti che mi hanno anche lasciato i loro feedback. Noi ci vediamo con il prossimo cast, ciao a tutti ragazzi!